Siamo particolarmente felici perché oggi è una giornata particolare, una giornata che in effetti vede coinvolto non solo i soci della nostra banca ma un intero territorio. Per noi condividere con i soci, condividere con il territorio, i clienti, questi risultati veramente è una gioia indescrivibile. È così che il direttore della BCC Montepruno di Roscigno e Laurino, Michele Albanese, ha aperto domenica il Montepruno Day, la giornata che ha festeggiato l'istituto di credito e i risultati importanti raggiunti in quest'anno. 3 milioni e 100 mila euro di utile e la prossima apertura di una sede distaccata a Potenza sono stati gli annunci lanciati durante l'assemblea dei soci tenutasi in mattinata a Roscigno. La BCC Montepruno, per dare il via a questo che è stato un anno da record, è partita infatti dagli Alburni, dalle sue radici, dal suo passato che non va dimenticato, da quel piccolo paese di Roscigno, da dove iniziò con l'ambizioso progetto di apertura dell'istituto di credito uno sparuto gruppo di soci. Io mi ricordo quando avevamo un solo sportello a Piagine e quindi eravamo anche una banca che riusciva a malapena a risolvere alcuni problemi nei nostri paesi. Oggi invece siamo una realtà abbastanza grande, abbiamo 10 filiali, adesso apriremo una filiale, una sede distaccata a Potenza, quindi di conseguenza siamo orgogliosi. Ragguardevole il risultato raggiunto oggi sotto il profilo bancario che ha reso la Montepruno prima in Campania. L'anno sociale dal punto di vista contabile, non solo ovviamente della banca, è fra i più alti di tutta la storia della banca. È un anno che, malgrado le tante difficoltà economiche che attanagliano non solo il nostro territorio ma tutta la nazione, la banca emerge con un fatturato altissimo. Ma l'istituto di credito si è sempre contraddistinto per la sua attenzione al territorio, per la sua azione propulsiva in campo sociale e culturale, per quel circuito di progresso, così come lo chiamano i vertici della BCC, che è stato innescato. Se cresce la nostra banca, cresce anche il territorio e noi siamo soddisfatti di poter alimentare questo circuito del progresso con intensità, con voglia, ma sempre con attenzione. È una banca che guarda molto ai giovani, è una banca che guarda alle tante necessità di tutte le fasce d'età, compresi gli anziani, è una banca che guarda i problemi del territorio. E questo è stato ribadito durante la seconda parte del Montepruno Day, svoltasi nel pomeriggio a Sassano, dove per la prima volta è stato presentato al pubblico il bilancio sociale e dove poi si è dato spazio a momenti artistici conclusisi con lo spettacolo di Biagio Izzo. Un'occasione per mostrare le iniziative non solo dell'Istituto di Credito ma anche del Circolo della Banca. Noi abbiamo continuato a incidere con progetti portati nella scuola a livello di giovani. Quest'anno iniziamo un progetto di prevenzione sul gioco d'azzardo e lo porteremo nelle scuole medie di tutto il territorio di competenza della banca, nelle terze medie. Abbiamo ovviamente fatto dei convegni sull'ambiente, dei convegni sulla corretta alimentazione. Del resto, gli ottimi risultati raggiunti sotto il profilo economico non fanno che invogliare ancora di più la Montepruno ad aprirsi al territorio e a dar via a nuovi progetti. Ci siamo promessi di finanziare ancora di più le imprese, le famiglie, di alzare il livello di professionalità dei nostri ragazzi, della nostra squadra che è già altissimo. Del resto, gli ottimi risultati raggiunti sotto il profilo economico non fanno che invogliare ancora di più la Montepruno ad aprirsi al territorio e a dar vita a nuovi progetti. Questa sera alle 20.30 su Eventi TV, che potete seguire sul canale 678 del Digitale Terrestre, andrà in onda lo speciale dedicato al Montepruno Day.